Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video scelto dai vostri sondaggi. Ieri vi ho lasciato su Instagram appunto alcuni sondaggi a cui rispondere e in base alle domande che vi ho fatto e le risposte che mi avete dato è uscito che preferivate un video di bellezza, che fossero consigli, che avessero un tema e quindi ho pensato che come consigli di bellezza a tema questo video potesse andare bene e quindi oggi ho pensato di parlarvi del miele. Non sapevo quale altro video potesse riuscire a rispondere a tutte le richieste che mi avete fatto e quindi penso che questo sia quello che gli si avvicini di più. Nel caso sapete che sotto nei commenti potete chiedermi quello che volete o comunque consigliarmi o suggerirmi il video che vorreste vedere la prossima volta. Detto questo, parliamo appunto del miele, dei rimedi che si possono fare utilizzando il miele e tutti i consigli, insomma, che vi posso dare riguardanti il miele. Sapete che questo è un ingrediente che a me piace tantissimo, è uno tra i miei preferiti, lo uso davvero molto perché i risultati e gli effetti di questo ingrediente sono visibili già da subito. Come sapete, a me piace un sacco prendere gli ingredienti di bellezza per le mie ricette dalla dispensa della cucina. Il miele è uno di quelli che io amo di più e che uso di più. Il miele aiuta tantissimo a migliorare la bellezza della pelle e a proteggerla dagli agenti esterni. Ha naturali proprietà antibatteriche e umettanti che appunto hanno un'azione super idratante e super nutriente per la pelle. Il miele è utilizzato tantissimo in ambito cosmetico, proprio perché porta un sacco di benefici per pelle e capelli, oltre ad essere, come vi dicevo prima, antibatterico e umettante, è anche un ottimo lenitivo, va benissimo per le pelli delicate, le pelli sensibili, è anche un battericida naturale, quindi è ottimo anche per la pulizia del viso e va benissimo anche per il trattamento delle pelli irritate. E di seguito in questo video vorrei darvi anche alcuni consigli per realizzare alcune ricette di bellezza veloci, alcune le potete già trovare nel mio canale, ve le lascio sia qui che sotto nell'info box, perché comunque vi ripeto, il miele è uno dei miei ingredienti preferiti, ma prima ricordatevi di lasciare un mi piace al video se vi piace questa tipologia di video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E se cliccate sulla campanellina rimarrete aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Il miele è ottimo per acne e brufoli. Come vi dicevo prima, una delle proprietà del miele è proprio il fatto di essere un battericida naturale ed essere anche un antibatterico naturale e quindi questo aiuta tantissimo a tenere a bada i batteri che possono causare acne e formare i brufoli. Inoltre, gli enzimi presenti nel miele grezzo aiutano a pulire perfettamente la pelle, quindi come rimedio anti-acne, anti-brufoli potete tamponare con un cotton fioc del miele sul brufoletto, appunto. Ma se volete rendere il vostro miele più efficace, potete versare in una piccola giarrina un cucchiaino di miele e aggiungerci delle gocce di oli essenziali. Lì vi posso consigliare il tea tree, la lavanda, ma anche la camomilla. Potete utilizzarne uno solo o anche un mix di tutti e tre. Labbra secche. Anche per le labbra vi ho già mostrato una ricetta di bellezza che è uno scrub labbra molto semplice da realizzare a base di miele, appunto. E già questo rimedio è molto molto efficace per rendere subito le labbra più morbide. Ma se volete delle labbra ancora più nutrite e morbide, vi consiglio di prima di andare a dormire, di passare un leggero strato di miele sulle labbra e tenerlo in posa tutta la notte. E il mattino dopo, appunto, avrete delle labbra subito più sane. Per la pelle del viso, quello che posso consigliarvi è se avete la pelle secca, di aggiungere un pochino di miele alla vostra crema notte e anche qui spalmare una bella dose sul viso e lasciarlo in posa tutta la notte. Il mattino seguente vedrete subito il risultato. Stessa cosa per chi ha la pelle con problemi di acne, può aggiungere un po' di miele su del gel d'aloe e spalmare una bella dose sul viso da tenere in posa tutta la notte. E appunto utilizzando le proprietà del miele aggiunte a quelle del gel d'aloe, aiuterà a curare l'acne più in fretta e a ridurre sia l'infiammazione che il rossore.
Doppie punte. Il miele è ottimo non solo per la pelle, ma anche per i capelli e per ridurre e prevenire le doppie punte vi consiglio di creare una sorta di cremina utilizzando 2 cucchiai di olio d'oliva e 1 cucchiaio di miele e potete utilizzare questo prodotto sia come impacco prima dello shampoo che utilizzato anche dopo aver lavato e asciugato i capelli, mettendone una piccolissima dose sulle doppie punte. Punti neri. Per sbarazzarsi dei punti neri, il miele è ottimo, proprio perché ha delle proprietà che sono in grado di pulire a fondo la pelle, che aumenta se aggiungiamo anche le proprietà del limone. Quindi io vi consiglio per una pulizia profonda del viso di mescolare un cucchiaino di miele con mezzo cucchiaino di succo di limone e prima di andare a letto spalmare questa crema sulle zone in cui appunto ci sono i punti neri, che potrebbe essere appunto la zona T, quindi il naso, la fronte e il mento. Tenerlo in posa tutta la notte e risciacquare molto bene al mattino. Cuticole. Il miele grezzo è ricco di enzimi che aiutano a nutrire, idratare, proteggere e curare la pelle. Quindi per curare le cuticole vi utilizzate mezzo cucchiaino di miele, mezzo cucchiaino di olio di cocco e mezzo cucchiaino di aceto di mele. Mescolate tutto molto molto bene e poi passate questa cremina su tutte le cuticole e la tenete in posa per almeno 2 orette. Il risultato alla fine sarà sorprendente. Cicatrici. I composti antinfiammatori del miele contribuiscono a ridurre le cicatrici più lievi, accelerano la guarigione e favoriscono la rigenerazione dei tessuti. Quindi, se mescolate assieme un po' di miele, un po' di gel d'aloe, un po' di burro di karité e qualche goccia di vitamina E, andate a creare questa cremina e prima di andare a letto la applicate sulla cicatrice, andandola poi a coprire con un cerotto o una garza. Con il passare del tempo noterete un graduale miglioramento. Maschera idratante. Provate a mescolare 2 cucchiaini di miele con 2 cucchiaini di panna. Applicate poi il composto sul viso e sul collo e tenetelo in posa per almeno 10 minuti. Una volta risciacquato con acqua tiepida, la vostra pelle risulterà subito più nutrita, più luminosa e più morbida. Per rendere la pelle del viso più compatta ed omogenea, potete utilizzare anche il miele così com'è, andando a prenderne una piccola dose e andandola a sciogliere prima sulle dita e poi andandola a picchiettare sul viso, continuando con questa operazione fino a quando il miele diventa duro, quindi incomincia a diventare difficile da lavorare. Potete a questo punto andare a togliere il miele con acqua tiepida e anche qui appunto il risultato sarà immediato, con una pelle subito più tonica, compatta ed omogenea. Per creare una lozione al miele, mescolate assieme un cucchiaino di miele, un cucchiaino di olio d'oliva e mezzo cucchiaino di succo di limone. Mescolatelo bene e andate ad applicare il prodotto sulle zone rovinate dove c'è la pelle più secca, anche sulle mani o sulle gambe dopo la depilazione. Tenete questo impacco in posa per almeno 20 minuti e immediatamente vedrete che la pelle è subito più morbida e idratata. Per realizzare uno scrub al miele, mescolate 2 cucchiai di miele con 4 cucchiai di mandorle tritate e 1 cucchiaino di succo di limone. Strofinate questo scrub dove volete, è ottimo sia per il viso che per le labbra che per il corpo. Risciacquate con acqua tiepida ed infine la pelle appunto sarà anche qui subito più pulita, più luminosa, più idratata e perfettamente sfogliata. Bagno al miele. Per una pelle subito più morbida, più setosa e più profumata, potete dedicarvi questa coccola ogni tanto. È forse una delle coccole più costose, però vi assicuro che l'effetto è immediato, è super, è rilassantissimo ed è una coccola che secondo me una volta ogni tanto merita fare. Ed è quella di riempire la vostra vasca da bagno con dell'acqua tiepida, versarvi dentro mezzo vasetto di miele
e farlo sciogliere molto molto bene. Fatevi un bel bagno rilassante di 30 minuti e subito l'effetto sarà immediato, appunto non solo la pelle ma anche l'effetto rilassante appunto del bagno. Lozione per risciacquare i capelli. Andate a preparare questo spray andando a sciogliere un cucchiaino di miele in 4 tazze di acqua calda. Una volta che vi siete lavati i capelli come di consueto, andate a spruzzarvi questa lozione in tutti i capelli, dalla radice alle punte, lozione che non andrete poi a sciacquare. Asciugate i capelli e questa lozione vi lascerà i capelli più luminosi, più lisci e più morbidi. Pediluvio al miele. In una bacinella andate a mescolare un cucchiaio di miele, un cucchiaio di sapone liquido, 2 cucchiai di olio di mandorle, qualche goccia di olio essenziale. A me per questa ricetta piace in particolar modo quello alla vaniglia. Riempite la bacinella di acqua calda, immergete i piedi per 15-20 minuti. Il miele contribuisce a pulire e a idratare la pelle, ma avendo anche proprietà antibatteriche, pulisce più in profondità il piede. Balsamo per capelli al miele. Mescolate 2 cucchiai di miele con 2 cucchiai di olio d'oliva, ma potete arrivare anche a 4 cucchiai di olio d'oliva se avete i capelli molto secchi. Applicate questo impacco sui capelli, dopodiché avvolgete i capelli su una pellicola trasparente e su un asciugamano. Lasciate in posa per 30 minuti e lavate i capelli come d'abitudine. Il miele aiuta a donare più volume ai capelli. Ovviamente li mantieni idratati più a lungo, ma soprattutto risulteranno subito soffici e setosi. E niente, vi ho elencato solo una piccolissima parte di ricette e di rimedi naturali che si possono creare utilizzando il miele, se ne possono creare un'altra infinità. Il miele va bene appunto per ogni parte del corpo, a partire dai capelli fino alla pelle del viso, alla pelle del corpo, le mani, i piedi, insomma, i benefici del miele sono visibili immediatamente e utili per ogni parte del corpo. E niente, io spero che questo video vi sia tornato utile. Lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto, lasciatemi scritto sotto nei commenti se avete altri consigli o ricette di bellezza da consigliare con il miele o altre richieste su quale vorreste fosse il prossimo ingrediente da utilizzare per uno dei prossimi video di questa tipologia qui. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!